di Giovanni Ugeri. Come loro sanno, Giovanni Ugeri è stato un personaggio di grande importanza nell'ambito della topografia e archeologia medievale in Italia. Dalla natia Sicilia ha studiato prima architettura e poi lettere a Firenze, e questo è stato un elemento di grande importanza poi per i suoi studi, ovvero questa affinità con la matematica. Lui era un famoso allievo di Raman, e comunque questo aspetto della topografia, che prima era un po' non focalizzato in una sua realtà accademica precisa, è stato da lui coordinato grazie alla fondazione di una grande rivista, il Journal of Ancient Topography, che ora è stato pubblicato, il cui 32° numero è uscito. Io ho voluto condurre avanti in questo modo, speriamo che continui, e appunto raccogliendo le forze di topografia italiana, direi anche europea, attorno ad un congresso che si teneva ogni 3 anni, il congresso di topografia antica. Dunque sono un particolare grata a Alessandra, che ha voluto inserire questa manifestazione dell'ottavo congresso di topografia antica nell'ambito delle iniziative previste per la celebrazione del centenario di questa gloriosa e importante accademia. Ugeri si è occupato di molte cose, se proprio era a tutto campo. E quindi per l'Italia in particolare i suoi studi sulla Sicilia sono fondamentali, ma anche il suo primo insegnamento accademico, che è stato all'Università di Lecce, ha lasciato tracce indelebili su quel territorio grazie ai suoi studi. E poi da Lecce è passato a Firenze e a Ferrara. Mi piace ricordare che l'Università di Ferrara l'ha voluto chiedere, l'ha voluto a tutti i costi qui a Ferrara, lui era già a Firenze e un po' tentennava perché voleva disperdersi. Dal 74 all'80 è stato qui all'università, e lui è stato felicissimo di questa permanenza all'Università di Ferrara, dove ha avuto collaborazioni incredibili, partecipazioni di ogni tipo, e ha sempre salvato un ricordo magnifico del suo soggiorno a Ferrara. Dal 69 al 79 Ugeri si è impegnato esclusivamente nell'ambito del Delta Padano, perché conduceva insieme a me gli scavi in abitato di Spina, e praticamente noi abbiamo esplorato il territorio, e lui ha avuto degli esiti incredibili sul piano topografico. Vedremo di sintetizzare questo enorme lavoro nell'ambito di pocket slides, perché cercherò di enucleare quelli che sono i tratti più caratteristici del lavoro di Ugeri. Quando Ugeri arriva a Ferrara nel 69, la situazione topografica del Delta, come la si conosceva allora, era la seguente, quale esplicitata da questa che è una carta di Nereo Alfieri. Ovviamente il Po, lo sanno, ha indicato su in alto, dopo la rotta di Ficarola aveva lasciato la parte meridionale dove si era svolto il delta dall'età protostorica in poi, e quindi il corso principale del Po antico era più meridionale, ed è quello che è indicato nella diapositiva, e passava appunto per Spina. Poi c'era stato una cosa fondamentale alla metà del XIX secolo, cioè un grande studioso, Lia Lombardino, aveva identificato un cordone litoraneo di dune che corre rettilineo da nord a sud, si può dire da Altino fino a Ravenna, quello che doveva, secondo lui, essere il lido in età etrusca. Lo chiamava appunto lido di età etrusca, giustamente perché su questo litorale, sulle dune di questo litorale, sono state rinvenute infatti le tombe della necropoli di Spina. Non si sapeva praticamente niente della fase romana, perché Alfieri si era concentrato, arriva qua nel 54, si era concentrato sullo scavo della necropoli e non aveva avuto tempo. Ma subito Alfieri, quando noi cominciamo a interagire con lui per il Delta Padano, ci spronò a esplorare la fase romana del Delta, conscio com'era della sua estrema importanza, perché lui l'aveva visto per certa, non aveva potuto studiarla, ma sapeva che era importante. Dunque, il Delta del Po era, si può dire, da scoprire. La stessa Spina era nota nelle sue
nella sua necropoli, questa è la topografia generale, vero di Ruggeri, redatta alla fine degli anni 70. Dunque, la nota nelle sue necropoli che, come lo vedono, si allungano da nord a sud in sinistra del corso del Po, e nei primi anni del 60-61 si era scoperto l'abitato, che era invece in destra del Po antico. E l'abitato si era scoperto casualmente, perché appunto era stato attraversato dal canale principale del Mezzano Nord-Ovest, proprio della bonifica del Mezzano Nord-Ovest, e quindi l'identificazione di Spina finalmente era un dato concreto, perché l'abitato di Spina, ricordiamoci, già il Boccaccio lo cercava, ed era stato un punto di convergenza di studi amplissimi, ma tutti avevano avuto un esito negativo. Perché? Perché il nodo era il corso del Po antico. Alfieri ha avuto il grande merito di riconoscere nel canalazzo, in questo corso che loro vedono qui disegnato, il corso del Po antico, per motivi che erano di carattere toponomastico. C'era un toponimo Paviero, e perché aveva scoperto una chiesa che si diceva nei testi del IX secolo di Andrea Agnello in Pablo Vettore. Quindi questi due elementi avevano portato Alfieri a riconoscere nel corso del canalazzo, sulla destra, diciamo, di dove era la necropoli di Spina, il corso del Pontico. Questo è un punto nodale, fermo, sicuro. La carta di cioè, Eugenio si occupa subito della topografia della città, e vediamo, sia dal punto di vista del paesaggio, sia dal punto di vista dell'ambiente circostante, sia dal punto di vista urbanistico. Non si occupa mai della necropoli, ma cerca di individuare correttamente sul terreno quello che era l'andamento delle dune, indicate dai dossi abcdie, vero, di Alfieri, delle dune che provvedono, seguono uno stesso scambio di foce antica. Ebbene, la prima cosa che, diciamo, sul piano della topografia generale di Spina, Alfieri scopre, scusate, Alfieri scopre che la città sono un punto di elezione dell'insediamento, come diciamo, e cioè nel cuneo di apertura fra il Po e una serie di corsi d'acqua fluviali, non artificiali, provenienti da nord-ovest e da sud-ovest, qui disegnati. Quindi un punto di elezione. Questi corsi d'acqua permettono i collegamenti con la Romagna. Uno è il cosiddetto argine del mantello medievale, vero, che percorre uno di questi tre fiumi. L'altro è quel fiume che passa per Porto Maggiore e che portava verso Fersina. Dunque, una posizione di grande importanza. Per quanto riguarda l'abitato, evidentemente nel 69 era già stato individuato, ma non se ne conosceva l'estensione. Ed una cosa fondamentale quando si fa uno scavo, soprattutto uno scavo che non si conosce, che è ancora da identificare nella pienezza delle sue realtà topografiche, bisogna individuare i confini di questo abitato. Gli elementi erano molto scarsi, però nel 69 noi abbiamo scoperto un argine, l'argine sud-ovest dell'abitato, e seguendo questa scia, questo indizio, Ruggeri si preoccupa di guardare con dei saggi che loro vedono indicati in giallo qual è l'andamento di questo argine verso nord. E poi ancora qual è l'andamento dell'argine verso sud-est. Loro vedono come una serie enorme di saggi di scavo riesce a definire la perimetria dell'abitato. Questo è un dato fondamentale, perché fino allora noi avevamo un po' di contenzioso con il Delta Padano, perché il Delta Padano non riteneva che pochi saggi, quali erano quelli fatti dal 65 in poi, potessero come dire, dimostrare l'esistenza di una città. In questo modo noi siamo riusciti a definire l'area dell'abitato, e questa è una grande conquista che si deve ad Eugenio, che si è impuntato su questo aspetto, e aveva perfettamente ragione. Ora, questo abitato, vediamo che ha un lato nord-ovest assolutamente rettilineo, e questo è un altro elemento molto importante. Perché? Perché vuol dire che non è un abitato naturale, ma è un abitato fondato. L'argine è un argine costituito da pali,
tutto da scrivere, come loro sanno, e costituire, è un abitato, come dire, di tipo proto storico. Ma quando noi scrivevamo nel 69 non c'erano confronti. Ora abbiamo una serie di confronti fra Tesina, già protocolico, come si dice, Forcello, l'abitato di Mantova, Adria stessa. Allora non era nulla, era solo fine, noi eravamo completamente sconvolti dal fatto che comunque c'era esperienza, vero? Aver scavato in Sud, aver scavato in Sicilia, aver scavato in abitati ben concreti, tutti di trama, vero? Era sconvolto da questa tipologia di abitato che era fatto da pali verticali, pali adagiati su melma, bonifiche di... Ecco, questa era la situazione che si presentava, tutta una serie di pali che definiscono sia il perimetro dell'abitato su più file, vero, sia anche le abitazioni. L'abitato, quest'argine, Eugenio si poneva la cronologia, no? Aveva sempre dei problemi di cronologia. E l'abitato, certo, aveva questo argine in fase tarda, perché è evidente che noi scavavamo una cosa più tarda di Spina. Ma Spina si sa che è data di 1530, e quindi. E quindi, approfittando un anno, perché c'era una falda d'acqua molto alta, di un abbassamento della falda d'acqua improvviso, insomma, è molto esteso in agosto, abbiamo fatto a Fieggio, Eugenio ha fatto un saggio in profondità e loro abbiamo risultato. Abbiamo una parte, quella in giallo, più profonda, di 100 metri rispetto alla parte di destra, che è più alta. E quindi abbiamo due argini sovrapposti di cronologia profondamente immersa. Quello sulla destra, quello in superficie, è di quinto secolo, forse anche meglio, io direi di prima metà quarto, mentre quello in profondità è quello di fondazione. Ma c'è un'osservazione importante degli oggetti, qual è? Che loro vengono le direzioni sono delle file di mare sono identiche. Quindi già in 530-20, diciamo, vogliamo dire agli inizi dell'ultimo quarto del VI secolo, Spina è fondata secondo un sistema organico, secondo una urbanistica voluta, che ora vedremo. Più all'interno dell'argine, che cosa scopre Eugenio? Beh, vede che c'è un'area vuota, loro vedono che c'è una faccia vuota, e questo è vero, c'è un'area vuota di rispetto dell'argine. E poi c'è una struttura particolare che è costituita da quattro grossi tronchi di rovere verticale che noi abbiamo naturalmente nella fase di fondazione, ma loro vedono che appoggiano su delle tavole che si sono pesantemente incrinate e incurvate sotto un peso notevole. La dimensione 4 per 3 metri è una struttura pesante, in elevato, su uno spazio piuttosto piccolo e Uge propone di vedervi un grano. Questa è una cosa che credo vera, perché è tanto isolato, perché è vicino a quello che poi si scopre che è il porto canale di Spina, è vicino alla laguna, è vicino a un imbarcadero e noi abbiamo la convinzione che una delle grandi motivazioni per cui Atene viene a Spina è perché a Spina ha la possibilità, Pericle, l'età periclea, ovvero Spina fiorisce in età periclea, questo è il nodo, dal 460 al 405, quando Atene finisce, questo è il periodo di massimo fiore di Spina. Dunque Pericle è quello che va a Spina, perché ha bisogno di grano. E ha bisogno di un'altra cosa importantissima, lo stagno. Perché lo stagno? Insieme a Fabio gli permette di fare il bronzo. Lui fa una politica, perché fa una politica di armamento enorme, non solo della flotta, ma dell'esercito, ha bisogno di bronzi, tutta la natura è in bronzo, quindi questa è una delle grandi ragioni per cui abbiamo questo commercio fondamentale di Atene verso Spina. Il grano quindi è un elemento fondamentale. E questo è il particolare, andiamo avanti. Dicevo l'urbanistica. Noi, i nostri scavi si sono svolti soprattutto sulla fascia, lungo la fascia meridionale del canale artificiale, vero, che attraversa Spina, il collettore. E in questa fascia però noi abbiamo potuto individuare solo delle abitazioni, non abbiamo elementi di ordine pubblico, purtroppo. E però
mettendo in pianta i resti delle abitazioni, sia notando che abbiamo una serie netta di indicazioni che suggeriscono l'organizzazione di una planimetria secondo una articolazione regolare per assi da nord-est a sud-ovest e da nord-ovest a sud-est. La pianta di sinistra è quella redatta da Giovanni Geri nel 74, quando pubblicava su notizie su studi primi risultati delle grandi squadre di spina. A destra abbiamo una redazione fatta sempre da Ugeri, la ripresa dei lavori su spina di quest'ultimo decennio. Questa è una redazione, diciamo, che comparsa qui sugli atti dell'Accademia delle Scienze del 2017. E cosa si vede? Si vede il risultato di una planimetria di spine, quale oggi conosciamo molto meglio, perché sono state fatte delle indagini con sistemi moderni che hanno rivelato la presenza di queste articolazioni molto diffuse, non solo nella zona che abbiamo scavato, ma nell'estremità, soprattutto nord-ovest della città, che non era una zona indagata. Mentre purtroppo la parte sud-est, a sud vero, del canale collettore è andata in gran parte distrutta, perché già c'era stato fatto un altro canale dal Delta Padano, per vari motivi e non è stata seguita. Ma loro vedono che dunque si nasce come una città di impianto regolare, e questo è un problema. E questo è un problema storico. Da dove esube questo elemento? Chi erano i fondatori di Spina? Ma la cosa interessante è vedere che è una città costituita da canali. Ecco, al centro, ovvero a destra, abbiamo indicato in azzurro questo grande canale centrale che costituiva, forse, secondo Ugeri, il porto canale di Spina, vero? Come Aquileia aveva un porto canale, e come tutte le città rivierasche dell'Adriatico hanno un porto canale, vero, che interferiva con la laguna. Ovviamente non ho detto che era una città in mezzo alle lagune, ma su questo Ugeri si diffonde enormemente in sedi accademiche fra gli anni 70 e 74 per dimostrare che questa era una laguna, e riesce a dimostrarlo brillantemente. Comunque, questa era l'area della città, questa era una città fondata con un sistema urbanistico regolare intorno al 530-20 avanti Cristo. Questa è una scoperta. La città ha molti problemi che io non posso più trattare, ma voglio trattare, accennare un problema. Il problema Alfieri, ecco, torniamo ad Alfieri. Alfieri, dicevo, aveva individuato a monta della girata, che loro vedono qui indicata, che cosa? Questo canale che all'improvviso parte da Padova, si dice, punta verso nord e poi piega verso est. Punta verso Pinacchio. Ora Alfieri, già nel convegno del 59, sosteneva che questa fosse un'opera idraulica etrusca. E come sapete, il mio chiama gli etruschi maestri di idraulica, non c'è dubbio. È un canale che, grazie a questo gomito, non si è mai interrito, se non in età molto tarda. È stato usato da Comacchio fino a tutto il X secolo, non c'è dubbio. E questo canale crea un problema, perché Alfieri riteneva che fosse un'opera idraulica etrusca fatta da Spina, quando si trova ad essere lontana dal mare oramai nel IV secolo e più lontana di quanto lo fosse all'epoca della fondazione, e però non abbiamo sicurezza su questo impianto. Comunque questo è il canale, lo si vede magnificamente nelle antiche fotografie di Valvassori, vero, di cui si serve Alfieri, e loro vedono qui indicato in giallo, questo è il canale antico. Bisogna prescindere da tutto quello che è l'apparato dei canali della bonifica moderna, e loro vedono che questo canale, come dire, fa da perno su una serie di forse canali minori che circondano delle zone più chiare, che sono da intendere come delle isole o comunque terre emerse, ma sulla natura, sulla cronologia di questo apparato chiaramente visibile, noi
finora non abbiamo elementi cronologici precisi, quindi resta un problema. Giovanni Guarnieri si è poi occupato della fase più tarda di Spina, era un grande problema, quale, a che epoca finisce Spina? Si dice quando arrivano i Galli, quali Galli e quando? Nel IV secolo? No, noi crediamo che abbiamo dimostrato, ce l'ha dimostrato Ugeri, che finisce nel III secolo, dopo il 250, dopo Rimini. Perché? Perché qui abbiamo a sinistra la grafica che fa vedere che cosa? Una casa, che è l'ultima casa più tarda di Spina, coperta con tegole, vedono se è proprio un tetto fatto di tegole, l'unica casa di Spina coperta con tegole. Ma questa casa poi si impianta su un canale, il canale principale che abbiamo visto prima, il canale che è oramai obliterato, non è più attivo. Ebbene, qual è la tecnologia di questa casa? Il nodale. La cronologia di questa casa è data dal rinvenimento sul pavimento di questo frammento di gutto su un vaso a piccolo otrevero, un po' patoiano diremmo, dove sull'ansa, sul manico, fu fatto dal figurus, fu impresso un timbro che dice Gallicos Colonos, cioè è latino. È una delle prime indicazioni epigrafiche del latino nella Valle Padana. Ed è chiaramente arcaico, non dice Gallicus Colonus, ma dice ancora os. Non solo, ma per dire, non voglio prolungarmi, non è la sede, vero? Non c'è Gallicus con la geminata, c'è ancora Gallicus, eccetera. In altri termini, vado alle conclusioni, Ugeri ritiene che questo sia di provenienza riminese, dopo quindi la fondazione della colonia di Rimini, e che per un insieme di cose sia da ritenere intorno, dopo il 250, lui lo data nel terzo quarto del terzo secolo. Questa fino al 1979 era per Geri la fase più tarda di Spina. Ora vedremo che non è però così. Oltre che Geri si è occupato anche delle problematiche storiche di Spina. La fondazione di Spina è attribuita a Diomede, attribuita a, cioè la relazione a Diomede, attribuita a Elargi, eccetera. Lui valorizza questa, che è una bellissima bulla in oro etrusca, proveniente, attenzione, da Comacchio, si sa. E ora a Beltimora, dove noi abbiamo sul lato Dedalo e sull'altro Icaro. Ma Dedalo è indicato, oltre che come in volo, vedono questa bellissima testa, vero, sottile come in Oriente, da un'iscrizione in etrusco Taitle. E così, caro. Ed è indicato come artefice, un fratello e una sega. Dunque il volo di Icaro ed Edalo, che secondo una tradizione finisce alle foci del Po. E lì piangono Icaro che cade, vero, bruciato nelle sue ali dai raggi del sole, e dal pianto dell'Eliade sgorga l'ambra, è un mito localizzato alla foce del Po a Spina, dove secondo una fonte alla foce del fiume sui due lati sorgevano due statue. Una di Dedalo e l'altra di Icaro. E Ugeri riprende tutta questa questione. Noi siamo dell'opinione antica, oggi non più molto di moda, che invece sono storia. E il pianto dell'Eliade in ambra è riflesso dalla quantità di ambra che troviamo a Spina e che viene dal Mar Baltico, perché Spina aveva una serie di commerci anche su attraverso i passi e l'ambra anche all'estremità nord dell'Adriatico, no? Enormemente. Quindi questo poi anche tutta la questione dei pelargi ripresa da Ugeri, ma non mi dilungo, ho fatto un esempio. L'altro settore di cui molto si occupa Ugeri per Spina è la scrittura. Purtroppo
Da Spino noi abbiamo solo elementi di scrittura relativi ai primati, perché sono delle iscrizioni vascolari, graffite sul fondo, sulla parete di vasi, che erano in uso e che vengono poste nelle tombe, spesso indicando il nome. Mi sono di Perkins, per esempio, di Perkins, o indicanti altre cose, ma nell'abitato, noi abbiamo scavato l'abitato, la situazione è diversa, perché non solo abbiamo molte indicazioni su vasi che erano in uso nelle case, mi sono di eccetera, title, eccetera, ma abbiamo anche delle indicazioni più socialmente utili, come questi alfabetari. Cos'è un alfabetario? L'alfabetario è, abbiamo un fondo di schifo sattico a sinistra e a destra, ma al centro è un altro del IV secolo poco visibile, ma guardiamo in particolare questo, vero, abbiamo anche il profilo del fondo del vaso, un vaso attico degli inizi del IV secolo, uno schifo sul fondo del quale abbiamo un doppio alfabetario. Era il prontuario, pochi sapevano scrivere, se qualcuno voleva scrivere doveva andare da chi sapeva scrivere. Io sono testimone oculare che agli inizi degli anni 90 a Smirne, nel centro assoluto della città, all'inizio della Gorà, dell'antica Gorà e moderno bazar di Smirne, ora purtroppo distrutto, allora c'era la posta centrale, davanti alla posta c'era una fila lunga, una decina di metri di persone sedute, uomini con una macchina da scrivere che scrivevano sotto dettatura quello che le persone incolte e analfabete andavano a loro dettando. Questo era il sistema fino al 90, poi naturalmente la Turchia è cambiata, ma questo era ancora il sistema che si usava in Calabria fino alla seconda guerra mondiale. Dunque abbiamo un centro scrittorio, non in una casa, sappiamo perfettamente qua, ma c'è un altro in una casa vicina più tardi. La scrittura di Spino l'unica importante per sapere avere qualche dato sulla società spinetica. E gli scavi dell'abitato hanno interessato Giovanni e Ruggeri soprattutto per questo aspetto, per quello che ha studiato la scrittura e i graffiti etruschi. Notiamo che i graffiti etruschi di Spino trovati nell'abitato sono circa 12.000, cioè è una quantità di scrittura enorme. Ebbene, a parte quegli etruschi che sono ovvi, perché la maggior parte degli insegnamenti etruschi, gli abitanti sono etruschi sostanzialmente, però abbiamo anche delle molte iscrizioni, abbastanza, non diciamo molte, ma insomma un certo numero di iscrizioni greche, che però non sono oltre il 6%. E qui vedono alcune di queste iscrizioni che sono anche della necropoli, Dionisu, Xantippos, eccetera, sono destrose, sono greche, le abbiamo sia nella necropoli sia nella necropoli. Vuol dire che anche nella necropoli erano sepolti dei greci. Non è il nome in particolare, noi abbiamo nella necropoli di Spina un tipo di vaso del Bessigamikos che era un vaso speciale che si dava ad Atene alle donne che andavano a sposarsi, e lo troviamo unico in tutta la Valle Padana a Spina, è una greca chiaramente. Poi abbiamo altre tracce di donne greche a Spina, ma poi abbiamo un'altra, diciamo, un altro tipo di persone parlanti un'altra lingua a Spina, il venetico, per meglio dirlo. Già nella necropoli avevamo trovato un gancio di Argemi, aveva trovato un gancio di cinturone, vero, venetico quello in alto, ma ecco, la città ha restituito una serie di iscrizioni vascolari certamente venetiche, come quella a destra, vero, vedete, cone con quella O, vero, romboidale, che sono venetiche. Per dire che quindi ecco quello che desume da queste iscrizioni, dallo studio di queste iscrizioni, Ugeri. Desume che Spina non era un abitato completamente etrusco, ma che vi erano stanziati, vi morivano anche, delle persone che parlavano greco.
ed erano greci commercianti ed erano anche veneti. Quindi Spine è un sicuro, è un punto di incontro di genti dell'Adriatico superiore e di Grecia. E di Grecia. Tutto questo è già in questa pubblicazione, vero, che è l'unico finora contributo sull'onomastica di Spine. E passando alla fase romana, ancora più stravaglianti sono state le scoperte di Ugeri. Questo è il delta padano. Non parlo della parte del ferrarese a monte di Ferrara, del Montesano, che pure è fondamentale. La scopa Ugeri ha scritto una carta archeologica pubblicata nell'83 con 231 punti. Cioè Ugeri scopre, oltre che l'idrografia, l'insediamento della parte più ferma del territorio ferrarese, più stabile, cioè il Bondesano. Il territorio Bondesano ha 231 insediamenti che vanno dal Neolitico alla fase tardo antica. Io qui non ne parlo solo della parte a valle di Ferrara, quindi questa è lo schema generale quale risulta dai lavori di Ugeri, già nel 75 e poi perfezionati ultimamente. Quindi Ferrara la dobbiamo immaginare alle sue metà superiore sinistra di questo schema. E questo è il Po antico che corre verso Voghenza. Loro sanno che passa da Cona, da Codrea, da Voghenza, poi va su, risale. Abbiamo Gambulago, un sito molto importante, abbiamo San Vito e Bolla, primo ostellato, poi San Giovanni, poi flette verso sud, va verso Spina e sfocia in mare a Motta della Girata. Cioè laddove incontra quel fascio di dune che loro vedono qui indicato, che è un fascio di dune cosiddette etrusche da Lombardia e che sono etrusche, ma che in età romana continuano ad avere una fondamentale importanza, perché è su questi terreni stabili delle dune sabbiose che corrono le strade romane. Ora, questo è lo schema generale e loro vedono che il Po è tutto, come dire, fiancheggiato da dei punti, sono insediamenti romani, e però un punto io ho messo in evidenza che è Voghenza. Ora, questa zona del delta padano nell'antichità romana faceva capo a Ravenna. Non abbiamo una città, si pensava dunque che avesse un'importanza secondaria in età romana, e Giovanni Ugeri ha ribaltato completamente questa opinione, dimostrando l'enorme importanza che questo punto di passaggio fra Ravenna e il nord Italia, diciamo Aquileia, ha in età repubblicana e poi non in età imperiale, media imperiale, quando tutto è tranquillo in Italia più o meno, ma dal terzo secolo in poi, quando i contatti con gli ambienti danubiani portano Aquileia a rivestire un ruolo fondamentale, e fra Aquileia e Ravenna si svolgono le strade e i contatti avvengono attraversando quest'area. Dunque, Voghenza perché? Beh, Voghenza è un posto piacevole, vero, del ferrarese, è sul Po antico, ma è la scoperta di Ugeri, perché per amici c'era un famoso medico Cirelli che ci amava molto e ha portato Ugeri, vieni a vedere che siamo pieni di cose, e Ugeri scopre che tutti i terreni attorno a Voghenza e a Voghieri erano costellati di una intera e intensa di tutte le epoche fase romana, ma soprattutto di età repubblicana. Quindi capisce che questo è un punto nodale, ed è un punto nodale. Lui redige una prima carta archeologica di Voghenza, e questa carta archeologica la redige in modo compatto, pur indicando che questo ambiente, sì, questo insediamento si dislocava sulle due sponde del fiume, in mezzo c'era un'isola che facilitava il passaggio su questo punto del Po. Non solo, ma noi abbiamo scoperto l'arcata di un ponte
nella parte che lega l'isola alla sponda destra del fiume. E perché Ugeri ritiene che questo sia il punto più importante dal punto di vista politico e insegnativo del Delta Padano? Perché ci sono delle cose particolari. L'iscrizione è l'iscrizione in onore di una artiglie primitive fatte da una lingua verna, che però è un verna gustor norstor ed è un. Ed è un dispensator, che è il significato di che cosa? Dispensatus regionis, padane, vercellensium, ravennatum. Si legge perfettamente, ma è il significato da dare, questo che c'è come scrittore, che rompe per gli storici romani. Perché? Perché indica un dispensato, cioè un amministratore di territori imperiali, che vanno da Vercelli a Ravenna. Ora, è vero che Dante dice, lo dolce piano, che da Vercelli a Mantova, se ne è vero, ma da Ravenna declina. Ma Ugeri chiede che questa sia da interpretare in modo più restrittivo, e cioè che indichi la zona del Delta Padano. Dunque ritiene che Vogenza sia il centro degli amministratori dei beni della casa imperiale che in tutta l'area del Tizio. Questa era un'idea ed è stata perfettamente confermata dai grandi scavi che sono stati fatti successivamente nel porto di Vogenza, che resta il centro insediativo più importante del Delta Padano, ma però assumendo il ruolo di municipio, resta un pagus. Però è un pagus di molta importanza, fino all'età tardondina abbiamo l'unico centro da cui provengono dei sarcofagi dal territorio ferrarese è Vogenza, questo celeberrimo magnifico sarcofago del III secolo per un Aurelie Eutiche, ancora vero, sempre il marito che dedica alla moglie con grande affetto questo magnifico sarcofago che indica come, che cosa la ricchezza che c'è a Vogenza. Infatti Vogenza è uno dei centri di spostamento del commercio fra la costa e l'interno della pianura padana. Ricordiamoci che da Vogenza gli scavi hanno rivelato che cosa è l'unica iscrizione in ebraico, vero, che abbiamo, quindi c'è comunque ebraico, cioè il commercio. L'area a est di Vogenza, l'area più avanti, l'area del Mezzano è stata quella dove Ugeri ha più esplorato la sua climia di topografo. Questo è il meraviglioso paesaggio che noi abbiamo nel Delta Padano, intatto paesaggio negli anni 70. Quello in basso a destra loro vedono in lontananza che cosa? L'argine di Fossa di Porto. Era intatto, era una meraviglia. E in questo paesaggio di acque Giovanni Ugeri scopre i fiumi. I fiumi erano evidenti sul paesaggio. Questo è un fiume nella zona nord-est del Mezzano che è indicato, le cui sponde sono indicate da che cosa? Da due fasce bianche. Non sono ciottoli, sono delle conchiglie di cardio che noi abbiamo fatto esaminare. Hanno detto che era un fiume che andava bene come derivato dal Po. E questa è la grafica relativa a questa zona con una serie di spagliamenti fluviali su cui insistono degli insegnamenti umani. Questo è un semplice saggio, ma Giovanni Ugeri ha studiato l'idrografia di questa zona del Mezzano e della Valle Pega, questa è l'area, la Valle Trepe era già assegnata, era già sconvolta, era già poco leggibile, in modo ha letto questa zona in modo capillare e magistrale. Ebbene, in questi insegnamenti che come loro vedono sono lunghi sulle cronde del fiume, dove abbiamo il dosso fluviale, cioè la parte più rilevante sull'insegnamento, sul paesaggio naturale che è lagunare, questo l'abbiamo dimostrato, noi abbiamo una serie di insegnamenti che hanno una produzione economica di altissimo livello, è importante. Cosa producono? Beh, siamo in un ambiente dove le argille sono normali, dove tutto è argille d'acqua, ed ecco che qui si impiantano nel Delta Padano
delle officine vicine per la produzione di quella cosa fondamentale che sono per tutta la Valle Padana, dove manca la pietra, che cosa? I mattoni, gli umbrici, i coppi, le figline, e sono figline bollate. La maggior parte si riferiscono alla figlina panziana, destra si vede perfettamente, ma secondo meno frequente la figlina solos. Ebbene, questo non posso allungarmi, ma oltre all'insegnamento sparso di piccoli nuclei, piccole case, piccole fattorie, ma che facevano mattoni, Ugeni scopre che la fascia più amare è la fascia più importante per l'insegnamento e per la viabilità del Delta Padano. Lui, io già alla fine degli anni 60 avevo fatto un'esplorazione sull'argine di Agosta e avevo trovato 13.000, quindi una cosa importantissima. Quindi un fatto come dire di banale fruizione del terreno negli anni 70 e 71 portò a scoprire sull'argine di Agosto da parte del Delta Padano una serie impressionante di mattoni bollati. E naturalmente noi ci precipitiamo, Giovanni si precipita e capisce che è qualcosa di molto importante. Naturalmente lotte per salvaguardare, noi avevamo un problema, soprattutto Ugeri, lui non voleva scavare, per trovare, mai. Lui voleva conservare per i posteri, dimostrare che lì c'è una cosa importante da tutelare per il futuro. Poi si scava, questa è la sua filosofia, e così abbiamo sempre fatto. Ecco, si precipita e lì sull'argine di Agosto trova, abbiamo scoperto, la più importante delle ville di questa zona, la villa di Agosto, che è uno spazio, e la villa ha due fasi, loro vedono che ha una serie di ambienti molto ben articolati, qui si vedono le due fasi nettamente, si svolge lungo il canale Agosto, che è la perpetuazione dell'antica fossa Augusta. Cosa sono le fosse? Augusto fa una fossa, cioè un canale artificiale, da Ravenna, passa per Butrio, passa per di qua e porta. Non sappiamo dove, non si sapeva dove, porta qui al Po, come dimostra Ugeri. E poi l'imperatore Nerone ne fa un'altra, ma loro sanno che la Damnatio memoria di Nerone totale, per cui la fossa Neronia ha una piccola traccia nel toponimo Neronia, ma poi viene la fossa Flavia, e più a nord abbiamo la fossa Clodia, che arriva a Chioggia. Dunque c'è un sistema di navigazione endolagunare promosso da Augusto e continuato dai successori fino ai Flavi, che portava fino a Chioggia, no, porta fino ad Altino, perché lo scopo è continuare poi per altre fosse interne fino ad Aquileia. Il rapporto Ravenna-Aquileia è un rapporto nodale in età romana, in età repubblicana e poi in età tardo-antica. Ebbene, questa è una grande villa che si svolge lungo la via, questa via d'acqua, lungo la fossa Augusta, ma è una villa che oltre ad essere forse una stazio, ovvero lungo questo percorso, è anche una villa che ha una grande produzione di laterizi bollati. Lo abbiamo trovato questa serie di pilastri che avevano delle tettoie, e queste tettoie dovevano servire a proteggere la produzione delle fornace, prima che il prodotto venga cotto nella fornace deve essere un po' asciugato, ma non si deve mai asciugare al sole, si deve asciugare all'ombra ventilata, ecco la necessità delle tettoie. Non solo, ma dalla villa abbiamo un camminamento in superficie, questa è un'altra cosa che è molto importante sul piano geomorfologico, vero? Perché tutti questi elementi che noi troviamo sono elementi quasi di superficie, dopo dirò perché. Abbiamo trovato una piccola stradella, stretta di 50 cm, e al di là di questa destra avevamo la prima, avevamo cioè la laguna, che porta a questo edificio.
Il percorso è lungo 5 metri e quindi dalla villa partiva questo sentiero fatto tutto di tegole molle che noi abbiamo religiosamente ricoperto e lasciato in sito e che portava a questa, che era una specie di casone di valle, come adesso e come non so adesso, ma come allora c'era, cioè una piccola abitazione nella laguna, all'interno della laguna. Dunque abbiamo un sistema insediativo nel Delta Padano costituito da piccole realtà che però producono delle figline, da grosse realtà più economicamente importanti come questa villa che pure produce dei mattoni, degli embrici, vero? Soprattutto embrici bollati, lì è la sede della figlina passiana, che poi esporta questi materiali in tutta l'Italia superiore ed anche al di là dell'Adriatico. Seguendo questa fossa augusta, il nostro problema era dove andava la fossa augusta, come si saldava a quelle più a nord che sono la fossa Neronia, Flavia e la fossa Clodia. Ecco che uno scoperto ci viene in aiuto. Qui lo vedono indicato all'estremità settentrionale della fossa, quella che è la fossa augusta. Adesso abbiamo i particolari. Che cosa? Un punto che dove la fossa augusta si metteva nel Podesina, nel corso principale del Po. E cosa ha trovato Ruggeri in questo punto? Ha trovato una magnifica torre, magnifica per la sua accuratissima redazione, di 1,750 m di lato, tutta piena. Ecco la torre alta, 2 metri, conservata fino al piano di campagna, dopo i comacchesi poverissimi avevano tutte le loro case costruite di materiali che ricavavano dalle lagune. Qualsiasi materiale, noi scavavamo la villa d'Agosta e non ricavavano, non crescevano perché ci portavano via i mattoni, perché loro servivano loro i mattoni. E anche questa torre, la parte più superficiale, che aveva visto e quindi abbiamo esplorato pochissimo, ma questa torre è una cosa fondamentale, pesantissima. C'è una platea di fondazioni costituita da file di pali di rovere impiantati nel terreno, impressionante. Perfettamente conservata, loro lo vedono a sinistra e anche a destra, e quindi è una torre che prevede un'attività pubblica, non è un privato che la fa. E perché? Dico brevemente che dopo un insieme di analisi, Ugine riteneva, e anche io ritengo, e tutto il mondo per ora ritiene, si tratta di un faro della zona, come dire, a Aquileiese abbiamo altri due confronti, è un faro che segniamo un punto nodale nella navigazione, laddove la fossa augusta si metteva nel Po. Abbiamo tracce di una decorazione, splendida decorazione in pietra d'Istria, non in marmorea, di queste che è stata spogliata, vero? Noi abbiamo la parte conservata, la parte in fondazione, ma l'elevato prevedeva una decorazione importante, riteniamo che sia una decorazione di fase augustea e che cioè la fossa augusta fosse segnata nel punto nodale difficile dell'imbocco del Po da un faro. Un altro punto, andando più a nord, è un altro punto nodale della topografia del Delta Padano, è stato scoperto da Ugeri pochi anni dopo, nel 76, quando loro vedono c'è un punto indicato in questa carta. È un punto che noi vediamo qui esplicitato. Siamo un Po a nord di Spina. Il Po, vedono, è tutto costellato di piccoli o grandi o medi insediamenti romani. E loro vedono che un altro corso d'acqua, indicato come Sargis nelle fonti, si mette nel Po. Questo corso d'acqua è importantissimo, perché è il corso d'acqua che permette il collegamento tra il Po e la fossa Neronia Flavia. Ebbene, nel punto indicato in rosso, esattamente alla defluenza di questi fiumi, abbiamo un trovamento importantissimo, una scoperta di Giovanni Ugeri, che un giorno viene a sapere che c'è qualcosa di strano in quel punto e si precipita e scopre che già era stata nascosta questa splendida base in marmo
bianco con una grande iscrizione in onore di un ignoto imperatore voluta da un certo Voltinius, Salonius, ma lasciamo perdere, il Voltinius, e che noi possiamo datare al III secolo. Chi è l'imperatore? Non lo sappiamo perché è andata distrutta la parte superiore che reggeva la statua imperiale. E perché qui c'era questa statua? L'imperatore ritiene Eugenio che sia Filippo Lago, perché a Vogenza noi abbiamo l'unica iscrizione imperiale di tutti il Trentapadano sicura che ricorda Filippo Largo, e quindi c'era un'opera pubblica di Filippo Largo anche a Vogenza. E perché qui troviamo questa? Perché qui dobbiamo localizzare uno spazio, un punto di fondamentale nella itinerari lungo il corso delle fosse del Po, la Sacis ad Padum degli itinerari. Non ho detto che noi su tutta la viabilità romana siamo informati da una serie di documenti fondamentali che noi chiamiamo itinerari, che sono itinerari di viaggio, vero, da tutte le stazioni lungo le strade e le miglia fra l'una e l'altra. Poi abbiamo una magnifica cosa che è la tabula cotingeriana, una redazione medievale di una tavola, di una mappa, diciamo, forse di età augustea, solita età augustea, che ci dà l'indicazione di tutte le strade in rosso, con tutte le stazioni e le distanze. Ebbene, c'è questa indicazione di Sacis ad Padum che è qua, va localizzata, per una serie di motivi che qui non posso esplicitare, ma Eugenio studia le vie romane, sia di acqua che di terra, secondo un metodo ineccepibile. Proprio lui segue sul terreno le distanze, le trova. E questo è il grande merito suo, che ha impostato, che gli ha permesso di impostare uno studio della viabilità romana assolutamente nuovo. Cioè il terreno, con la toponomastica, con i suoi resti, con la sua evidenza, ci dice dove corre la strada romana. Che per il Delta Padano le scoperte di Giovanni Eugenio sono non solo per la viabilità terrestre, ma soprattutto per la viabilità d'acqua. Queste fosse, che prima erano dei nomi, ad ora sappiamo dove vanno. Nel 75 Giovanni Ungeri pubblica questa romanizzazione dell'antico Delta Padano pubblicata dalla deputazione Storia Patria di Ferrara, era già a Ferrara all'università, che è una gloria per la deputazione, richiestissima, di cui bisognerebbe fare, speriamo di fare una nuova edizione, perché è stato un libro fondamentale che ha fatto conoscere tutti il mondo la realtà prima sconosciuta. Passando le vie di terra, molto brevemente perché stiamo per finire, le vie di terra erano ben note già da Alfieri, aveva scoperto che la via Pompilia nel 132 da Ravenna, vero, o da Rimini di Ravenna, porta su fino ad Adria, Patavium, certo, e correva su quelle dune del litorale delle Etrusche, aveva trovato Alfieri anche da alcune basi che sì, e solo la strada repubblicana, ma più recentemente ho scoperto la grande strada di comunicazione fra Roma ed Aquileia di età repubblicana alta. È la via Annia. C'è una storia che mi piace ricordare perché la nostra collega e amica epigrafista dell'Università di Bologna, Angela Domani, aveva saputo dal parroco di un piccolissimo borgo vicino a Codigoro, Ponte Maudino, che non avevo mai sentito dire, sono andata a vedere, sono 6 case, ebbene questo parroco aveva avuto notizia del ritrovamento di una scritta, di una pietra scritta, e questo parroco è andato a recuperarla e ha capito che era un miliardo. E la, infatti un miliario prezioso, perché noi sappiamo dove è stato trovato. E quindi un'indicazione topografica precisa. Ed è una piccola colonna, e sulla cima della colonna troviamo l'indicazione della distanza e un'indicazione di un nome, Titus Sanius Consul. Chi è?
è il grande console del 153 avanti Cristo, che sappiamo fece la via Annia che da Roma portava nel nord, attraverso il Delta Padano, fino poi al Veneto. Ecco il percorso, Eugenio l'ha studiato, ha fatto una grande comunicazione pontificia nel 2019, ha arrivato alla pontificia, e questa è la strada, da Roma arriva Civita Castellana, non viene segnalato, ma anni prima, nel 75, un'iscrizione che ricordava una Annia, via Annia, e non, nessuno capiva perché c'era una via Annia, Civita Castellana, era stato detto di tutto, era perché di lì passava l'Annia, che esce dalla porta di Civita Castellana, e poi mi fa, tu a Tudor, vero, a Todi, Gubbio, Perugia, poi passa per quella strada che porta a Cesena, vero, quella bellissima strada, dica che passa sotto Sarsina, e poi passa l'Appennino e arriva a Ravenna, passa per Butri, arriva Ponte Maudino. Ponte Maudino, scusate, è qui indicato, vero? A destra vedete che è vicino a Codigoro, e poi oltre Ponte Maudino dove va? Ecco, Geri scopre che va lungo quel meraviglioso fascio di dune che grazie a Giorgio Franceschini noi abbiamo conservato. Giorgio Franceschini fece una avvenidissima legge, quando era parlamentare all'inizio degli anni 60, certo c'era il comitato anche Alfieri tutti, per la salvaguardia delle dune di Marsanzacca, che sono un relitto fossile, delle dune di un litorale fossile, e che si volevano smantellare perché loro sanno che la sabbia è preziosa per le costruzioni. Ma Giorgio Franceschini, con questa sua lungimirante attività, è riuscito a salvarli. E la strada della via Anna correva lungo questo dorsale, perché ricordiamoci che anche Dante andava sulla Romea, la Romea corre sempre sulla sabbia, sulle dune, perché le dune sabbiose sono una base stabile del cammino. E quindi dal secondo secolo avanti Cristo in poi tutte le strade che attraversano il Delta Padano sono strade che camminano sulla sabbia. La sabbia è forte, la sabbia sostiene. Ebbene, qui sono alcuni altri lavori di Eugenio, diciamo di carattere generale, scritti dopo il lavoro del 75. Questa è la carta geologica del territorio ferrarese, una questa sinistra è del 2001, quella di destra del 2006, e un punto di tutta la situazione dell'età moderna, di tutte le epoche, dalla preistoria in poi. Per Ferrara, e Eugenio era qui a Ferrara, naturalmente lui aveva le biblioteche, quando era a Firenze era fisso alla nazionale, aveva il suo tavolo della nazionale, come dire, dalla mattina alla sera viene nazionale. A Ferrara si precipita sulla nostra biblioteca, a rispetto a lavorare, perché è un punto dove tutti abbiamo lavorato meravigliosamente, e scopre il 700 ferrarese. Le grandi culture, la grande cultura del Settecento, la cultura epigrafica del Settecento ferrarese, Antonio Scalabrini, il Baruffaldi, il furbissimo Baruffaldi, vero, che amava fare epigrafi false, e forse secondo me l'epigrafe sul campanile della cattedrale di Comacchio, che poi è stato trasferito nella sagrestia, quella di Felice Vincenzo, vero, è Baruffaldi, non è antica, ma la tralasciando questi pettegolezzi su Baruffaldi, lui scopre l'enorme importanza che per la formazione delle collezioni di grafico ferrarese ha il cardinale Riminaldi, che studia in particolare, e guarda la cattedrale di Ferrara. Cosa vede nella cattedrale di Ferrara? Sopra la porta destra della facciata c'è la famosa Madonna Ferrara, cioè un busto femminile che emerge da che cosa? Da un clipeo. Ed è, guardandola un pochino con un occhio d'archeologo, no, come si riteneva, ma è una magnifica scultura del terzo secolo. Dopo Cristo, probabilmente da
mettere in relazione con Aquileia, perché Aquileia abbiamo nel foro una serie di busti analoghi. Quindi per vedere, per indicare come un occhio attento scopra sempre qualcosa di nuovo, anche in un posto che tutti avevamo guardato, che nessuno scopre, tra l'altro un altro epigrafe, vero, nel, sopra il... Sopra il portone principale c'è un'iscrizione nuova di una certa Valeria che ha visto Giovanni Ruggero, eccetera. Poi l'ultimo decennio, siamo alla fine, dopo che siamo andati a pensione nel 10, siamo ritornati a Spina, perché quando si scava noi abbiamo l'obbligo di pubblicare tutte le iscrizioni, e la parte romana noi l'abbiamo pubblicata, l'ha pubblicata molto velocemente subito, ma è un fatto troppo complesso, e poi non sanno che dall'80 al 10 il museo è stato chiuso, quindi non avevamo possibilità di lavorare. Dopo il 10 abbiamo ripreso i lavori di Spina, e un gesto è fatto di alcuni aspetti innovativi per Spina. Qui per esempio è una casa del nostro scavo antico, ma è uno scavo che lui legge nelle tre fasi grandi della città. Abbiamo la fase di fondazione, abbiamo la fase di quinto e quarto secolo, e poi abbiamo in giallo, che cosa? Tre punti strani, circolari, dove ad un esame accurato si crede di poter individuare degli elementi del briquetage, che cioè il modo in cui nella fase più tarda e nel mondo gallico si fa il sale. Il grande commercio di Spina era, qual era il tesoro di Spina? Era il sale, non il pesce, il sale. Tutto l'interno della pianura padana aveva bisogno del sale. Senza sale non si vive, e col sale tutto si conserva. I celti arrivano a Spina e portano lo stagno e il grano. E Spina dà loro quell'elemento fondamentale che è il sale, oltre che il vino, a Spina si coltivava la vite, e i profumi, perché quelli non li hanno loro, oltre le ceramiche, che sono la nostra traccia per capire le vie del commercio, le ceramiche avevano loro molto poca importanza, il vino aveva importanza, e il sale. Ebbene, nella fase di tardo di Spina, noi abbiamo avuto il che dico della fase gallica, oltre lo fanno, però è così. Un'altra scoperta di questi ultimi anni, questa è pubblicata anche sulla... gli atti dell'Accademia, è la scoperta di Spina alla fase romana. Dice Strabone, che scrive nel primo secolo, ma forse deriva da una fonte più antica, non sappiamo, che Alfieri, cioè Alfieri no, ma Giovanni e Eugenio riteneva forse del 100 circa avanti Cristo, lasciamo stare, Strabone dice non comino, di Spina dice comino. Dice lui, ma noi non avevamo tracce della Spina romana. Ebbene no, noi abbiamo trovato le tracce della Spina romana. Eugenio con acribia ha messo in bianco tutti i punti dove abbiamo tracce di elementi romani, da romana, e noi abbiamo la possibilità di capire che la città non esiste più. La città si è disintegrata in una serie di piccoli insediamenti che però insistono, lo vedono da nord a sud, dove lungo il punto più alto della cresta del dosso su cui era fondata la città. E quali sono questi elementi che ci dicono che sì, c'è una fase romana a Spina? Eccoli. Abbiamo vicino, a un poco più a sud di quella casa con le tegole di cui vi ho tanto parlato, e che è una casa però ancora di terzo avanti, poco più a sud vi è la casa romana, dove erano impiegati dei mattoni, embrichi, scusate, bollati con bollo panziana. Quindi tarda Repubblica e inizio Impero. Abbiamo delle ceramiche inequivocabilmente databili in quest'epoca, uno con bollo di mare, un altro per tutta la terra sigillata con bollo erba, a vedere alcuni elementi, un altro che è un bicchiere tipico dell'età augustea, e quindi abbiamo realizzato
fatto che sì, le fonti hanno sempre la ragione, non la rabbia, ma la fonte ha ragione, la fonte ha ragione. E non come una piccola serie di insediamenti che però si svolgono lungo quella triste che era stata l'abitazione. E poi abbiamo un'altra importante attività, interesse di Giovanni, per tutto il quadro che stende tutta la pianura padana e studia le vie fluviali della pianura padana, pubblicata qui negli atti dell'Accademia delle Scienze di Ferrara del 19, che è un lavoro molto importante perché sì, noi sapevamo che i vasi di spina entrano nella pianura padana e vanno dappertutto. Non ne troviamo le tracce, ma questi insediamenti dove erano? Cioè c'è l'Iketnunk del topografo e lui fa delle piante degli studi, insomma in questo studio mette in evidenza che tutti gli insediamenti, se guardano solo in altura, a media collina veramente, sono sui corsi fluviali. E questa enorme rete fluviale in destra del Po permetteva di portare le ceramiche, noi diciamo, ma forse anche il sale, vero? Più che altro, in tutti questi insediamenti, fin dove? Loro vedono che all'estremità più interna è indicata quel toponimo Tollara. Ma Tollara, che questo è un idronimo oramai, è una cosa ben più importante. È un Tullar, è un termine etrusco, cioè è il punto estremo interno di influenza etrusca, dove ci sono i Celti e i Cenomani, come a nord. E in sinistra del Po che cosa abbiamo? Abbiamo un unico punto fondamentale, lungo il Mincio, la grande strada d'acqua che porta Mantova, Virgilio, Mantova, Magic, lui Virgilio era etrusco, veniva da Mantova. La Mantova attuale non so se è etrusca, ma certo è etrusco il grande abitato del Forcello, scavato per piccoli elementi, arcaico ed fondato allo stesso momento di Spina, analogo a Spina, che però non è stato salvato come Spina, purtroppo è stato saggiato, ma è là una pianura coltivatissima e comunque è dal Forcello che noi troviamo tracce di Galli, il punto più avanzato verso Galli, cioè il sinistro del Po, che noi abbiamo nella pianura padana. Perché questo è un centro etrusco, è un centro fondato forse insieme a Spina, non so da chi, ma è analogo a Spina. E che cos'è? È il punto di arrivo degli elementi spinetici. Galli arrivano fino al Forcello. E Spina esporta al Forcello i suoi elementi. Abbiamo assoluti parallelismi, vero? Dal punto di vista delle importazioni di vasi greci che arrivano a noi, cioè a Spina, e da Spina arrivano a Forcello. Dunque, tutto questo studio della debilità d'acqua della pianura padana dell'età etrusca permette a Ruggeri di vedere le grandi relazioni fra i Cenomani, i Celti, Forcello, Spina e prima d'Adria e l'impatto che avevano le vie d'acqua sul commercio etrusco. Ma non dimentichiamo che in giallo lo vediamo evidenziata la via Emilia, ma la via Emilia è, come noi sappiamo da sempre, una via di antica tradizione etrusca. Ultima fatica di Ruggeri è stato questo libro, uscito 15 giorni prima che mancasse, nel maggio dell'anno scorso, che studia le ceramiche di produzione locale. Perché? Che è dal 95, vero che noi ci siamo occupati di questo argomento. Dal 95, scusate, dal 2015, cioè 5 a 6 anni. Perché? Non per l'amore di questi manufatti, che certo presentano molti aspetti interessanti, ma perché oltre alla scrittura noi abbiamo delle ceramiche per capire la realtà spinetica. E Ruggeri, oltre a occuparsi di questo, tralascio, ha fatto una grande scoperta, perché fra queste ceramiche ci sono anche delle specie di tegole, vero, che non sono tegole, ma sono uno strumento fondamentale usato, scoperto, inventato da Atene, usato solo da Atene e in tutte le Mediterranee usato solo a Spina.
si chiamano epinetra. Voi vedete qui una donna in labirale che ce l'ha su una coscia, perché veniva messa sulla coscia in modo da evitare, vero, diciamo insistere sulla coscia direttamente con il braccio e la mano durante il lavoro. Ecco, noi ne abbiamo una massa, abbiamo 60 sicuramente individuati, poi ne abbiamo piccoli frammenti, sono locati in poverissima ceramica, anche in impasto, sono un tubo, mezzo tubo, vuoto all'estremità dove c'è l'alloggiamento per il ginocchio, e che hanno a volte una piccola decorazione incisa, una piccola decorazione dipinta, ma la cosa fondamentale è che poi quei frammenti di tubi che negli insediamenti dell'interno della Etruria Padana, vero, fino a Parma, fino a Piacenza, si trovavano negli insediamenti etruschi, ecco che hanno un significato, perché Ruggeri capisce che sono degli epinetra. Dunque, l'epinetron inventato da Atene, opera ateniese, viene importato a Spina, da cui ora vedremo, e viene esportato immerso nella cultura etrusca della Valle Padana. E chi faceva questi epinetri? Erano dei greci, erano degli artigiani greci, non erano etruschi. Infatti su due di loro, di Spina, abbiamo due scritte in greco, delta iota, che non sono, attenzione, graffite, cioè fatte dopo che il vaso in pezzo è stato cotto, ma sono fatte prima che venga cotto nella fornace, cioè sono fatte da chi ha redatto questo pezzo di argilla, facendone un mezzo tubo, cioè un epinetro. Dunque, sono dei greci che lavorano. Questi tubi, questi vini, la spina compaiono alla fine del quinto secolo, durano un quarto. Forse anche nel terzo, certo, tutti li abbiamo nel terzo, ma in tutto il quarto li abbiamo, e sono fatte dalla Giada Grecia, attivi a Spina. E in quel periodo a Spina si fa anche un'altra cosa: si fanno dei vasi a figure rosse. Questo è un frammento di una chilix, una coppa, vero, con due anse, che è chiaramente un frammento per mille motivi, ma l'ha riuscito e buttato via, l'abbiamo trovato vicino alla fornace, all'esterno che conteneva dei filozzi appena abbozzati, che vi descrivo, sono quattro personaggi, uno settore. Primi, ad adesso abbiamo un personaggio vestito con un imacchio, cioè con un mantello di profilo a sinistra. Davanti a lui c'è un altro di profilo a sinistra. Vedete che fa così perché? Perché è un ginocchio avanzato e quindi il mantello descrive questo. Poi abbiamo, come vedete, due gambe. Sono due gambe di un efebo ignudo di profilo a sinistra e di fronte a lui abbiamo un altro efebo ammantato di profilo a destra. Questo è uno schema di decorazione comunissimo nell'inizio del IV secolo, e la fatto Spina anche quest'altro, abbiamo molti altri elementi, vi faccio vedere un altro, è un vaso più bello, vero, apparentemente sì, ma è stato, come dire, decorato con una decorazione impressa, vedono che si vedono tutte queste specie di rotellature, poi si vedono anche delle palmentine, era decorato con rotellature e palmentine, e dopo una specie di una sciale, una ciotola con anse molto particolare, quella che noi chiamiamo delicate cup, tutta nera, decorata in questo modo. Ma a un certo punto non è stata vista la vernice nera, è stata cambiata idea e l'artigiano che aveva fatto questo vaso, forse perché la decorazione è venuta asimmetrica, non è ben stabilizzate bene le palmette, l'ha usato come saggio per vedere com'era la vernice. E allora ha disegnato che cosa? Un volatile, loro vedono forse un cigno, vero, un profilo a destra, si vede in alto un lembo di ala spiegata, un pezzo di ala, vero, aderente al corpo, e
con questo ha provato a fare delle figure rosse, ma figure rosse. All'esterno cosa c'è? E all'esterno il fondo era già realizzato splendidamente, perché questi Delicate Cup avevano questo tipo di fondo, era già fatto, ma all'esterno lui abbozza una serie di figure. Anche questo è un equivocabile scarto di lavorazione. Comunque, immediatamente, se noi abbiamo scoperto che a Spina alla fine del V secolo c'erano degli artigiani, parlanti, scriventi, greci, che producevano, oltre a queste pinetra, che erano un attrezzo per filare comune, anche dei vasi a figure rosse. Questo non ci stupisce, perché abbiamo una fonte tucidide che dice che quando c'è il disastro della guerra del Peloponnese, quando oramai Pericles è morto, sono alla flotta in Sicilia oramai, quando oramai ci sono questo declino, questa sconfitta incredibile di Atene, nessuno ci credeva, ebbene dice che gli schiavi e soprattutto artigiani furono da Atene. E questo è vero, infatti alla fine del V secolo noi troviamo su tutto l'arco adriatico e mai a Grecia fiorire una serie di fabbriche locali a figure rosse. Spina non spinge a questa parola, era il centro di commercio allora più noto. Ma globalmente parlando, possiamo dire che Giovanni Eugenio ha impostato un modello interpretativo del Madame nella divinità assolutamente innovativo. Spina sì è una grande realtà, ma è una realtà fondamentale per due secoli, il V secolo soprattutto, un po' nel quarto, declina quando il fiume si allontana. E succede una fase romana di enorme importanza, non sul piano insediativo, perché abbiamo solo un centro di amministrativo, Vogenza, ma sul piano viario. Perché il Delta Padano è dal secondo secolo avanti Cristo il punto di passaggio obbligato delle vie d'acqua, e prima delle vie di terra e poi delle vie di acqua e di terra, per raggiungere Aquileia e quindi oltre Alpe, le aree danubiane. Ecco perché quest'area ha un'enorme importanza nel secondo e primo avanti Cristo e poi dal terzo secolo in ma ha scoperto un'altra cosa, che come in altre zone del Mediterraneo, per esempio nella Camargue, le vie di terra e le vie di acqua sono intersecano, sono un concetto unitario, perché la fossa Augusta è fiancheggiata da una strada e tutte le vie fluviali sono fiancheggiate da strada, anche la via lungo il Po, la via che passa per Ferrara. È una via romana che fiancheggia il Po a Ferrara da sempre, noto miliardi infatti. E tutta la strada da Vogenza, abbiamo detto Cona, Vogenza, Gambulaga, San Vito, San Giovanni d'Ostellato, è tutta costellata di selci, di un selciato di una strada romana. Lungo il Po quindi correva una strada romana, come all'interno che bello, vero, eccetera, eccetera. Quindi lui ha scoperto che nel Delta Padano le vie di terra si intersecano con le vie d'acqua, che lungo le vie d'acqua corrono le strade che sono strade alzaie, che permettono di far avanzare la navigazione anche in assenza di vento. E poi ha scoperto che questo territorio, in età tardo antica, ma su questo non mi dilungo, diventa il perno di Ravenna nei confronti dei Longobardi e quindi diventi il centro nevralgico dell'impero. Grazie.